al variare del parametro reale alfa, determinare l'integrale generale della seguente equazione differenziale y' di x più alfa y di x uguale 3 elevato 3 che moltiplica e elevato 3x meno 2. Ho faticato a leggere questo testo, che è un esercizio tratto da un testo assegnato il 3 luglio del 2015 alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, uno dei canali, il corso di Analisi Matematica 2. Andrea Dall'Aglio è il docente del corso, lo posso dire, tanto questi nomi li posso fare, tanto non è che non credo di far male a nessuno. Risolviamolo in due modi. Il primo modo, metodo del fattore integrante, perché trattasi di un'equazione differenziale lineare non omogenea del primo ordine. In questo carrellata di esercizi di riepilogo che stiamo vedendo, vediamo di farlo in due modi, così potete capire, vedete che entrambi le maniere ci porteranno allo stesso risultato, e ciò mostrerà la bontà di quello che vi sto spiegando. È già pronta nella forma canonica, quindi sappiamo che moltiplichiamo per il nostro fattore integrante. Il fattore integrante è elevato, in questo caso, il coefficiente che moltiplica y di x, quindi alfa, in dx, no? Ovvero è elevato alfa x è il nostro fattore integrante. Quindi moltiplichiamo entrambi i membri con questo e elevato alfa x, che è un esponenziale, fattore integrante, quindi lo possiamo fare essendo questo diverso da 0, ottenendo che è alfa x che moltiplica y' più alfa y è uguale a, attenzione, 3 e a 3x per alfa x è un 3 volte e elevato alfa x più 3x, applicando una proprietà riguardante le potenze e raccogliendo la x, sarà un alfa più 3 che moltiplica x meno 2 per e sempre elevato alfa x, no? Possiamo farlo in questo modo. E ricordando che la quantità di sinistra è la derivata rispetto ad x, lo sappiamo, no? Di y per il fattore integrante è alfa x. Questo sarà ancora, quindi questo è ancora uguale a 3 e alfa più 3 per x meno 2 e alfa x, integrando in entrambi i membri, ovviamente avremo che y per e alfa x è uguale a c più l'integrale di 3 è elevato, questo coefficiente alfa più 3 per x meno 2 che moltiplica e elevato alfa x. Tutto tra parentesi in dx. Risolviamo questi due integrali che sono due integrali immediati. Ricordo che l'integrale di alla f di x per f' di x è alla f di x più c. Qui mancano in entrambi i casi le derivate, quindi abbiamo che y per e elevato alfa x, in questo modulo con metodo del fattore integrante è molto più veloce la risoluzione, la vedremo anche dell'altro modo. È uguale quindi a c più la derivata di alfa più 3 per x, un alfa più 3, quindi avremo un 3 fratto alfa più 3, quindi compensiamo per elevato alfa più 3 per x, così come la derivata di alfa x è alfa, quindi un meno 2 fratto alfa per elevato alfa x. Questa, attenzione, dell'ipotesi che, attenzione, alfa sia diverso da meno 3 intersecato con alfa diverso da 0. Se alfa è diverso da meno 3 e diverso da 0, allora la soluzione vale questo, e quindi in generale possiamo dire che se alfa è diverso da 0 e diverso da meno 3, y di x, dividendo entrambi i membri per e alfa x o moltiplicando per e alla meno alfa x, viene un c, scrivo qua, y di x sarà un c per e elevato meno alfa x più 3 fratto alfa più 3. Dunque questo è un e elevato alfa x più 3x meno alfa x, no? Che stiamo moltiplicando anche per e elevato meno alfa x, proprietà delle potenze. Se ne vanno alfa x, quindi viene un e elevato 3x meno 2 fratto alfa per 1, perché sarebbe e alfa x per e alla meno alfa x che è 1. Questo, ripeto, se alfa è diverso da 0 e diverso da meno 3. Occhio, perché adesso dobbiamo vedere i casi in cui alfa è 0 e in cui alfa è meno 3, o uno o l'altro. Ci siamo? E cioè ricominciamo da capo a questo punto. Perché? Questo quindi è il caso, è il primo caso. Il secondo caso, appunto, è, cominciamo, vediamo il caso in cui alfa è 0, ad esempio. Se alfa è 0, mettiamolo lì, verrà y' di x uguale 3 elevato 3x meno 2. Ma questa è un'equazione differenziale a variabili separabili, nel quale la g di y è come se fosse 1, quindi
basta integrare entrambi i membri, otteniamo subito che y di x vale c più l'integrale di e di 3 e la 3x meno 2, che sarà un e alla 3x, l'integrale di 3 alla 3x è immediato, cioè è meno 2x più c, meno 2x più c. Eccola, quindi questo se alfa è 0, l'abbiamo fatto in pochi secondi. Vediamo il caso in cui alfa sia pari a meno 3. Dunque, se alfa pari a meno 3, stiamo parlando di un'equazione differenziale lineare omogenea, ma di questo tipo: alfa primo di x meno 3y di x. Basta mettere al posto di alfa il valore meno 3, uguale 3 elevato a 3x meno 2. Bene, anche qui il fattore integrante è elevato a meno 3x, quindi avremo che moltiplichiamo per il fattore integrante elevato a meno 3x da una parte all'altra, elevato a meno 3x per y primo meno 3y è uguale a 3, perché 3 alla 3x per elevato a 3x è un 3 per 1, 3 meno 2 è meno 2 è elevato a meno 3x. Come al solito, questa è la derivata, integrando abbiamo che y per il fattore integrante è pari a c più l'integrale di 3 meno 2 e alla meno 3x tutto quanto in dx. Anche qua due integrali immediati li risolviamo, vedete che in questo modo avremo già terminato. Avremo che y per e elevato meno 3x è uguale a c più 3x più 2 terzi e alla meno 3x, perché la derivata di meno 3 è un di meno 3x è meno 3, quindi meno un terzo per meno 2 è 2 terzi, 2 terzi è la meno 3x. Eccolo qua, e conseguentemente, moltiplicando entrambi i membri per e elevato a 3x, abbiamo che il terzo caso è, questo è il caso 1, questo è il caso 2, questo è il caso 3, y di x vale, attenzione, c per e elevato a 3x più 3x per e elevato a 3x più 2 terzi per 1, perché sarebbe e alla meno 3x per la 3x, per la 3x che fa 1. Eccolo qua il caso 3. Questo ovviamente se alfa è uguale a meno 3. Bene, qui abbiamo terminato. Questo si può fare in questo modo. Io l'avrei fatto così. Ma volendo, si potrebbe fare anche in un altro modo, considerando cioè questa qua come un'equazione differenziale del primo ordine a coefficienti costanti lineari non omogenee, quindi scomponendola, quindi la soluzione si può scomporre nella somma della soluzione dell'omogenea associata più la soluzione più l'integrale particolare. Quindi andiamo a risolverla ponendo, andando a fare y' più alfa y uguale a 0. Poniamo y uguale e elevato lambda x, come facciamo per quelli di ordine n? E scriviamoci l'espressione dell'equazione caratteristica, che è lambda più alfa uguale 0. I casi sono ovviamente la soluzione è lambda uguale meno alfa, ma attenzione, perché quindi diciamo in generale se lambda uguale meno alfa, diciamo che l'integrale generale dell'omogenea associata y segnato di x sarà c per e alla meno alfa x, va bene? A questo ci dobbiamo sommare y con 0 di x, integrale particolare. A questo punto chiamiamo in causa l'f di x che sta a secondo membro, che però va decomposto in f1 di x e f2 di x, perché c'è una somma lì. Allora abbiamo che f di x sarà allora la somma di f con 1 di x più f con 2 di x, cioè un 3 e la 3x meno 2. Cominciamo con f con 1 di x, lo esaminiamo, che appunto è 3 e la 3x, del quale ci interessano, vi ricordo, è inutile che vi ripeto, il nostro e alla beta x che moltiplica p di x cos di gamma x più q di x sen di gamma x. Ci interessa appunto sapere chi è beta, che in questo caso ovviamente è sempre 3, gamma non c'è 0 perché non ci sono né coseno né seno. Occhio che a questo punto c'è il discorso di ni. Ni però vale, ora occhio, perché ni vale 1 se alfa è pari a meno 3, perché se alfa è meno 3 viene un e alla 3x, il che vuol dire che lambda, che era pari a meno alfa, è uguale a 3. Lambda uguale 3 è una radice reale di molteplicità algebrica pari a 1, e quindi anche ni qua è pari a 1, altrimenti vale 0 se alfa non è meno 3. Il grado m minuscolo del vi ricordo che y con 0 di x ha la seguente espressione in generale, è sempre x alla ni e elevato beta x, che moltiplica, eccolo qui, il polinomio m di x di grado m, coseno di gamma x più n di x seno di gamma x. Ma siccome gamma è 0, il secondo addendo non scompare, questo è 1, ovviamente sarà a grado 0, perché c'è una costante p di x, vi ricordo, allo suo grado di m di x, quindi 3 è grado 0.
Ora, i casi quindi sono due, alfa uguale meno 3 o alfa diverso da meno 3. Non è finito qui, perché adesso dobbiamo considerare invece f con 2 di x. Dunque, f con 2 di x è una costante, che è meno 2. Allora, beta in questo caso, non essendoci l'esponenziale, è 0, così come anche gamma è 0, non essendoci seni e coseni. Però, ni, anche in questo caso, potrebbe essere due cose, perché potrebbe essere, occhio, 1 se alfa è 0, perché se alfa è 0, lambda, vi ricordo, era pari a meno alfa, lambda è 0, lambda uguale 0, la radice reale di molteplicità algebrica mi pari a 1, coincidente con questa, oppure ni è 0 se alfa è diverso da 0, m è sempre 0, meno 2, grado 0. Quindi ci saranno 4 y, ci saranno 2 y con 0, 1 e 2 y con 0, 2, a seconda che alfa sia o meno 3 o diverso da meno 3, oppure 0 o diverso da 0. Quindi andiamo a scriverlo qua. Abbiamo in definitiva che y con 0, 1 di x, attenzione, chi sarà? Sarà, nel caso in cui scriviamo alfa è uguale a meno 3, va bene? Sarà x alla ni, quindi x, per e alla 3x, che moltiplica un generico polinomio di grado 0, a. Quindi a minuscolo, scriviamo a x elevato a 3x, no? Questo se alfa è uguale a meno 3. Se alfa invece è, non è meno 3, y con 0 1 segnato, chi sarà? Beh, x alla 0 è 1, e alla 3x per un generico polinomio di grado 0, quindi è un, questa volta, chiamiamolo così, b minuscolo è alla 3x. Occhio che c'è anche il caso in cui alfa sia pari a 0. Y con 0 1 di x ondulato, in questo caso, se alfa è 0, sarà x alla 1, x alla n, e alla 0 per x, quindi 1, per un generico polinomio di grado 0. Sarà quindi, in questo caso, lo indichiamo con a per x. E infine, quando alfa è diverso da 0, in questo caso y con 0, questo è y con 0, 2, chiedo scusa, y con 0, 2 di x, questa volta stellato, lo indichiamo, chi sarà? Sarà un generico polinomio di grado 0, b maiuscolo per esempio, perché sarebbe x alla 0, 1, alla 0, 1, quindi b. Ecco i quattro casi. Quindi in definitiva abbiamo che cancelliamo il tutto, qua non ci serve più. Ovviamente y con 0 di x sarà la somma di y con 0, 1 e y con 0, quindi abbiamo y con 0 di x è dato da, attenzione, nel caso in cui alfa sia diverso da meno 3, e direi anche alfa diverso da 0, y con 0 di x, chi è? Allora, sicuramente b per e alla 3x più b, b minuscolo più b maiuscolo. Attenzione, perché se alfa è uguale a meno 3, però se è uguale a meno 3 ovviamente vuol dire che alfa è diverso da 0, y con 0 di x segnato, così lo indichiamo, sarà a x, dove a è a minuscolo e alla 3x, e più il caso in cui alfa è b, più b maiuscolo. Ma poi c'è anche il caso in cui alfa è uguale a 0, che è y con 0 di x ondulato, segniamolo così. E attenzione, perché questa volta se alfa è uguale a 0 vuol dire che alfa non è meno 3, quindi alfa è diverso da meno 3, quindi sarà b minuscolo e alla 3x più a maiuscolo x. Eccoli i tre casi. Va bene? Adesso andiamo a cancellare qua, e ovviamente ipotizzando che i vari y con 0 di x siano soluzione dell'equazione differenziale, deriviamo una volta. Allora abbiamo che qui y con 0 di x primo, chi sarà? Sarà b la costante, derivata di alla 3x è 3 alla 3x, 3b minuscolo e alla 3x più 0, derivata di una costante, y con 0 di x segnato primo sarà, derivata di b è sempre 0, qua dobbiamo fare un prodotto, quindi sarà un a e alla 3x più 3ax e alla 3x, abbiamo fatto il prodotto, derivata del primo è a, derivata da x,
per la derivata x non derivato più a x non derivato per la derivata di la 3x e 3 la 3x. Infine, y con 0 di x primo ondulato sarà derivata di b alla 3x più ax, quindi sarà a più 3b minuscolo e alla 3x. Allora, andiamo a metterlo lì. Quindi, se alfa non è meno 3 e non è 0, avremo che y con 0 primo di x, 3b minuscolo, è elevato 3x più alfa, attenzione, per y con 0 di x, quindi più b alfa, per e alla 3x più b maiuscolo alfa è uguale a 3 e alla 3x meno 2. Allora, troviamo i valori di b minuscolo e b maiuscolo. Vediamo in che modo. Qui avremo che, raccogliamo le 3x, abbiamo che b che moltiplica alfa più 3 è sicuramente pari a 3. E attenzione, b per alfa è uguale a meno 2, questi sono i due casi. Quindi troviamo che, visto che stiamo supponendo che alfa sia diverso da meno 3 e alfa sia diverso da 0, dividendo entrambi i membri, qui per alfa più 3, qui per alfa, abbiamo trovato che in questo caso possiamo scrivere y con 0 di x, chi sarà? Sarà b per a alla 3x, ovvero b minuscolo, 3 fratto alfa più 3 per e alla 3x, quindi 3 fratto alfa più 3 per e alla 3x più b, ovvero meno 2 fratto alfa. E infatti, guardate, se sommiamo questa espressione alla y di x segnato, ovvero parliamo del caso 1, guardate che otteniamo proprio quello lì, ovvero c per e alla meno alfa x più 3 fratto alfa più 3 per e alla 3x meno 2 su alfa. Caso di alfa uguale meno 3. Deriviamo, abbiamo derivato, vediamo che y con 0 segnato primo più alfa y con 0 segnato deve essere uguale a 3 alla 3x, a 3 alla 3x meno 2, quindi a minuscolo e alla 3x più 3ax e alla 3x. Dunque, se alfa è meno 3, quello è un meno 3, quindi meno 3 per y con 0 di x, quindi meno 3 ax e alla 3x. Meno 3b maiuscolo uguale a 3 e alla 3x meno 2. Se ne vanno 3ax alla 3x meno 3x alla 3x. Guardate cosa otteniamo, vediamo che a minuscolo è pari a 3, perché a e alla 3x deve essere uguale a 3 e alla 3x, quindi a uguale a 3, eliminando i 2 e alla 3x da una parte all'altra, e meno 3b maiuscolo deve essere pari a meno 2. Guardate un po', b è 2 terzi, a è 3, in effetti il caso di alfa uguale meno 3, il caso 3 è questo qua. Otteniamo quindi che y con 0 di x è proprio pari a 3x e alla 3x più 2 terzi, lo scriviamo qua. Vedi che viene identico a quello che abbiamo scritto prima, 3x e alla 3x più 2 terzi. Fine caso 3, caso 2, poi nel nostro caso alfa uguale 0. Se mettiamo lì alfa uguale 0, avremo che y con 0 ondulato primo di x, quindi a più 3b alla 3x, deve essere uguale a 3 alla 3x meno 2. Troviamo subito che a maiuscolo è meno 2, no? Ovviamente alfa è 0, sparisce a 0 per y di x è 0. Otteniamo subito che b minuscolo è 1, e a è meno 2, e in effetti guardate, a è meno 2, b minuscolo è sarebbe 3b e la 3x uguale 3 alla 3x, b uguale 3 terzi, b uguale 1, e pertanto mettendolo lì otteniamo che y con 0 ondulato di x vale b per la 3x, quindi 1 per la 3x, ovvero e alla 3x meno 2x, che è proprio quello che c'è scritto nel punto 2. Eccolo qua. Sommiamo questi tre a y di x segnato e li otteniamo come i casi 1, 3 e 2. Quindi questo mostra la bontà di quello che abbiamo fatto. Era meglio farlo però col metodo del fattore integrante, però l'abbiamo fatto prima perché è molto più semplice, però così abbiamo visto entrambi i modi. Eccolo qua.